Questo Shabbat si legge la parasha di Shemot, nel capitolo 3, verso 14, Kadosh Baruch Hu si presenta a Mosè come Yeh Asher Yeh, sarà quel che sarò. Questo è il nome di Kadosh Baruch Hu che, come ogni nome, rimanda alla sua essenza. Qui il nome di Kadosh Baruch Hu si declina al futuro, quindi sarà quel che sarò. Alla richiesta di Mosè di sapere come si chiama e chi è Kadosh Baruch Hu, lui risponde come sarò, quel che sarò, come a dire che la risposta rimane aperta, perché il futuro è aperto e quindi resta incerto ed ignoto. Tutti gli altri esseri viventi sono quelli che devono essere, mentre Kadosh Baruch Hu è l'unico che può dire sarò quel che sarò. Nel senso che quindi Kadosh Baruch Hu è l'unico che può essere ciò che vuole essere, che può avere, comunque avere la certezza che in un futuro sarà quel che sarà e vorrà essere. Questo nome di Kadosh Baruch Hu parla dunque della libertà radicale e della volontà di Kadosh Baruch Hu stesso, che è l'unico che può decidere di scrivere il proprio futuro. Con questo nome viene quindi espressa l'essenza assolutamente libera di Kadosh Baruch Hu. Quando Kadosh Baruch Hu usa sarò invece di dire sono al presente, è il futuro che diventa il soggetto del nome. E questo futuro dipende radicalmente dalla volontà di Kadosh Baruch Hu, il quale è libero da ogni forma di dipendenza dall'altro. Sarò quel che sarò è il nome che parla della libertà di Kadosh Baruch Hu di essere ciò che vorrà essere ed è anche una riflessione delle azioni umane sulla libertà. Infatti non è un caso che Amisrael nasce come un popolo nel momento in cui viene liberato. Essere ad immagine e somiglianza divina significa quindi essere liberi. Esiste la possibilità di essere ciò che si vuole essere solo se si capisce cos'è la libertà. Il pensiero non ebraico conosce l'idea di Kadosh Baruch Hu al massimo come causa dell'esistenza fisica del mondo, dal momento in cui l'ha creato. Tuttavia ciò che circoscrive le azioni di Kadosh Baruch Hu al passato, una volta creato il mondo Kadosh Baruch Hu non interviene più, il mondo va avanti come con le leggi di natura che non cambiano. In questa visione l'uomo non è libero e delle sue decisioni che gli sembrano libere non sono se non il prodotto spesso non consapevole di influenze che sono dovute e derivano dal suo passato. In questo contesto non c'è chi è in grado di dire sarò perché non può dire liberamente voglio essere, come se dovessimo essere solo quello che è già scritto nel nostro passato, nel nostro patrimonio genetico. Al cuore dell'essenza di Kadosh Baruch Hu c'è la libertà e al cuore del nostro essere a immagine e somiglianza di Kadosh Baruch Hu c'è la libertà di poter essere chi vogliamo essere. Per questo c'è nel verso conclusivo del racconto della creazione del mondo la frase Asher bara Elohim la'asot, che ha creato Kadosh Baruch Hu il mondo per fare, e questo per fare sta a significare l'inizio di una storia che ancora deve essere scritta. Il libro della creazione del mondo non è scritto al passato ma è aperto. Kadosh Baruch Hu da spettatore si mette in attesa di vedere cosa farà l'essere umano con la sua libertà. Quindi l'azione creativa non finisce con la creazione del mondo, ma è solo iniziata. E la storia che ancora deve scrivere in futuro è una storia dove l'essere umano, liberato da qualsiasi condizionamento naturale, è posto davanti alla sua radicale libertà, con la quale diventa socio di Kadosh Baruch Hu nella creazione.